Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dall'Iran, in cui appunto parleremo del mio viaggio in Iran. In questo video vi raccolgo qualche meta che potete, tra virgolette, sfruttare durante i vostri trasferimenti per fare una tappa intermedia tra le città un pochino più famose, diciamo così, un pochino più importanti. Quindi per l'appunto in questo video ci sono ben quattro città che si trovano più o meno in mezzo al deserto, poi città è, tra virgolette, un modo di dire, soprattutto la prima è un paesello, ma insomma potete usarle per fare delle tappe intermedie, farvi un giretto, sgranchirvi un pochino le gambe. Se volete fare come abbiamo fatto noi, in cui avevamo delle giornate praticamente quasi interamente dedicate ai trasferimenti tra le varie città, tipo Shiraz, Yazd, Esfahan. Per cui queste soste sono state più una scusa, tra molte virgolette, per sgranchirci un pochino le gambe. Direi di cominciare. Il primo paesello, diciamo così, è a Baku, che sarebbe una cittadina abbastanza anonima, ma ha una particolarità, ossia ospita il più antico cipresso al mondo, che ha un'età stimata intorno ai 4500 anni, quindi peraltro si trova anche in un piccolo giardino botanico abbastanza ben curato, quindi merita una fermata, una piccola sosta, giusto per dargli un'occhiata. Seconda meta è Bafq, non è una vera e propria città o un paese, ma appunto è una località caratterizzata dalla presenza di dune sabbiose che abbiamo esplorato a piedi. Nell'area circostante poi potete vedere sia delle coltivazioni di palma da dattero che alberi di pistacchi e poi anche allevamenti di cammelli. Terza località, un pochino più importante delle altre due, è Maybod, che è un'antica città del deserto nella quale noi abbiamo visitato la fortezza, che è costruita con sostanzialmente mattoni e fango. Successivamente siamo andati a vedere un tipico caravanserraglio del XVII secolo, al cui interno si trovano ora delle piccole botteghe artigiane. E infine abbiamo visitato una tradizionale ghiacciaia, appunto pensate un po', in mezzo al deserto riuscivano a produrre del ghiaccio appunto attraverso questa struttura, un metodo un po' particolare, se andate era anche interessante scoprire questo.
ultima tappa intermedia, appunto, tra le varie città e che merita assolutamente una visita è Nain, che è un'altra tipica città del deserto che custodisce uno dei monumenti più importanti di tutto l'Iran, ossia la Moschea del Venerdì. Dopo la visita a questa moschea abbiamo vagato un pochino per le vie del centro, abbiamo avuto l'occasione di ammirare la fortezza preislamica e in seguito abbiamo anche visitato il museo etnografico, non grandissimo ma insomma piuttosto interessante in ogni caso. Bene ragazzi, spero che questo video l'abbiate trovato interessante, che abbiate trovato qualche spunto magari per visitare qualcosa di insolito in Iran. Noi ci vediamo la settimana prossima, martedì, con un nuovo video. Se questo video vi è piaciuto e volete rimanere aggiornati sulle novità del canale, lasciate intanto un like, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella, in modo tale appunto da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se avete qualche domanda relativamente all'Iran, lasciatela in un commento qui sotto. Sto cercando di raccogliere quelle più gettonate, ma anche quelle un pochino più particolari, per rispondere all'interno di un video apposito. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure in giro e non solo. Detto questo, io vi saluto e vi dico, have a nice life!